Ciao, sto in Val di Fassa, qua su un passo, ho fatto un po' di ore di trekking e voglio fare un saluto a tutti gli attivisti e fare un messaggio per tutti voi, perché siete dei miti, siete degli eroi, ci date proprio benzina quando non ce la facciamo più a stare lì dentro in mezzo a quegli squali a vedere certe facce brutte, 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 alcune bruttissime. E voi siete veramente un pezzo di bella Italia. Ci sarà bisogno di un lavoro incredibile da settembre in poi. Vi imploro ad avere fantasia, creatività, di inventarvi qualsiasi modo per diffondere quello che noi facciamo, quello che voi fate, quello che è il progetto del Movimento 5 Stelle, perché se la gente sapesse, votare 5 Stelle è automatico, normale. Ma soprattutto voler partecipare è normale, perché quello che riusciamo a fare assieme è pazzesco. L'altro ieri stavo su un lago dove a Caldonazzo abbiamo fatto un incontro bellissimo con i cittadini, tutti informati, sapevano delle cose incredibili. Cioè, io non ho mai visto un livello di informazione dei cittadini italiani così alto, e questo è un grande successo del Movimento 5 Stelle e della rete. Vi chiedo di essere da settembre in poi accoglienti, soprattutto nei confronti delle persone che pensano di pensarla in maniera differente da noi, ma in realtà no, perché la pensano come noi. Insomma, chiunque è onesto intellettualmente e vuole lasciare un paese migliore di quello che abbiamo trovato per i nostri figli chiaramente è del Movimento 5 Stelle dentro. Quindi tanti sono grillini, come ci chiamano, a loro insaputa, ancora non lo sanno. Ecco, con loro dobbiamo dialogare, dobbiamo parlarci, dobbiamo essere accoglienti, li dobbiamo ascoltare e li dobbiamo spingere a partecipare, fargli capire che la strada è quella appunto della partecipazione, della cittadinanza attiva. Abbiamo ricevuto un sacco di insulti, noi dentro e voi fuori, per strada, nei banchetti, vaffanculi proprio, i vaffanculo si sprecavano per gli attivisti, lo so. E ci sono due tipi di vaffanculo, uno è da parte di quelli che non vogliono cambiare, perché gli sta bene evidentemente questo sistema, perché se ne approfittano. L'altro invece viene da parte di coloro che vogliono cambiare, però hanno un po' paura. Hanno anche paura a partecipare perché fa paura l'idea che non c'è nessun salvatore della patria, che tocca riprendercelo noi il paese, che non esiste potresti fare qualcosa, ma devo fare qualcosa. Questo fa paura, tremendamente paura, no? Essere protagonisti del proprio futuro fa venire la strizzetta. Ecco, con queste persone dobbiamo dialogare, dobbiamo essere accoglienti, li dobbiamo spingere a partecipare, gli dobbiamo spiegare quello che si può fare assieme. E poi anche loro diventeranno attivisti nella vita, faranno scelte critiche, consumo critico, si informeranno in maniera alternativa e se ci informiamo in maniera alternativa i partiti prendono l'1%, forse neanche i parenti di alcuni politicanti di professione li voterebbero. Vi ringrazio perché nei momenti tosti ci avete sostenuto in maniera incredibile. Il Movimento 5 Stelle non sono certo 160 parlamentari o il gruppo parlamentare, ma è appunto il movimento. E grazie, non vedo l'ora di rivedervi con tutte le attività che faremo da settembre. Ora mi prendo qualche giorno di vacanza qua sulle Dolomiti e poi forse me ne vado da qualche altra parte. E niente, davvero grazie. Vinciamo noi, eh? Vinciamo noi, vinciamo noi, vinciamo noi, vinciamo noi, mettetevi in testa, vinciamo noi, vinciamo noi.